È via? Io devo capire quando è via. Mi fa già No. ridere così a me. È Bella, bella, è bella. bella. Prima di partire con ci stringiamo le mani. Già comunque C'è già stringere le la mani fa stretta un po' di ridere. già Quindi via. sì, la stretta le mani e via. Tutto sudato. C'è tipo tennis. Stretta di mano, Esatto, si comincia parte. l'incontro. Proviamo Poi le strette le vedure. mani. Proviamo le Cioè, mica strette mi di mano. sembra E poi le veramente. respira e Respiriamo, poi incrociamo. vediamo. Perché non si incrocia mai. Se poi la Che si sfiga. sta. Ah, tu sei scaramantico? No, però. Ah. Dai, 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 d
io lo sapevo che... Anche ora dovrei... Io non sono stato progettato. In effetti fa caldo qua. Cose tristi. Perché non si dovrebbe fare. Qual è il notiziario preferito dalle persone a dieta? Il TG1. Ok. Fin qua siamo tranquilli, no? Ma io se fosse tutta così... Chiudendo le mucose, prova. No, con i muscoli. Così riesce a non ridere, inibisce la risata. La risata deve essere fragorosa, cioè finché il sorrisino vale. Allergico alle fragore. Capito? Fin qua. Ma questa cosa secondo me incide sulla mia carriera. Ok. Va bene. Ah, ottimo. Cioè... Vuoi dire qualcosa? Sentiti libero, Sentiti Fabio, sentiti libero. Tocca a te? Tocca a me, no? Sono entrato in gara. No, io sono in gara, Mangiare le prugne, fa gare. Bere la Coca-Cola, fa ru. Tare. I fagioli fanno sco, mettere. Ah, hai capito? Non bisogna sindacarli così tanto. Meritano tutti una doppia chance. Fagioli. Dei fagioli. No, si vede che non scommetti. Perché la doppia chance è 1x2. Ah, ho capito. C'era dell'ironia. C'era dell'ironia. C'è quasi del... Satira. Della satira. Ti dici che è satira? No, lo so. Non credo. No. Ho detto qualcosa da bere. Ah, questa da bere? No, se vi va. Elefante? Non puoi farmi guardare negli occhi. Si gira. Chuck. E che si gira fa? Chuck. Si gira. Però che si gira fa? Che si gira fa? Ah, che buona. Si gira fa? Non l'avevo pensato che non l'avevo. Allora, per ridere bisogna capirle. No, gli provo di... No, ragazzi, mi piace. Questa è la seconda per regola. Bisogna capirle. No, mi spieghi questa cosa, cioè, per dire qualcosa? No. Hai riso così? Non ho riso. Voi siete sicuri che questa cosa non incide minimamente? Ma tu non puoi fare così, Non puoi dare a lei la responsabilità di farmi ridere. Allora, se noi avessimo detto all'inizio sulla stretta di mano, guardate che non si possono usare giraffe. Hai ragione. È vero. Io sarei stato, ma siccome non vedo... giraffe. Non vedo clausole scritte dove... Non si possa utilizzare una giraffa per questo gioco, io la uso. Fa caldo, Fa caldo. Cazzo, ci sono le giraffe. Fate voi, Sì. Avete mai visto quel film su quel mago che sta una serata, beve troppo... E poi viene fermato dalla polizia e gli ritirano la patente. Harry Potter e il calice di troppo. No, ma gliela ritirano nel senso che gliela tirano due volte la patente. Ma io mi adeguo, Sì, perché è un cane da Harry Potter. Oh! Ah, vedi? Vedi? Visto? Se vai in Turchia è riporto. Così. Solo chi perde i capelli come noi tre là può capire. Tu perché hai ancora tutti i capelli? Qual è il trucco? Averceli. Io almeno l'ho sempre vissuta così questa cosa. Gente che va a fare trapianti in giro invece... Basta averli. Questo è il mio segreto, voi sono liberissimi anche di scegliere altre strade. C'è chi preferisce proprio non averli. Sì, c'è chi preferisce, c'è chi paura. Ragazzi, se solo anch'io posso giocare. E Nuca dei Pampers. Oh... Ho chiamato il mio Pino Daniele, ma ancora deve imparare a cantare.
capisco perché. Perché è la sua, la, una pianta del giardino. E nonostante si chiami... Ma però nessuno dà i nomi alle piante. Cioè, questo che io non riesco... Cioè, dovrebbe essere, ho chiamato il mio cocker Joe e ancora non ho imparato a cantare. Wow. Ecco, mamma mia. Ecco. Però comunque non fa ridere. Tipo il Papa Gallo. Cioè, volevo, cercavo di trovare qualcosa che... Ho chiamato avesse... il Papa Gallo, ma comunque non ripete le cose. Ma è ateo. C'è Romagnolo, no? Come vivete questa roba del politically correct da ste parti? C'è sta roba che non si può più dire riccione. Ma si dice una persona diversamente cattolica. Qual era il colmo per un pomodoro? No, no, lo chiedo, prego. Non me la ricordo. Ma io me la ricordo. Questa cosa che vi siete detti ormai è passata. Se siete curiosi comunque, qual è il colmo per un pomodoro? No. E fino a pomodoro ci siamo. Prendere la medaglia di pomo bronzo. Che però... vedi. Qual è il colpo per un pomodoro? Avere sensi di polpa. Arrivare secondo non fa ridere, se dico... Come pomodoro arrivare secondo? Certo. Fa? Allora io dico questa qui dico. Qual è il colpo per un pomodoro arrivare secondo? Ridetta ancora meglio. Già detta. Gara di spermatozoi. Adesso? Così davanti. Allora, dicevo. Gara di spermatozoi. Primo. Secondo. Contorno. No. No. Fecondo. Penso che non ho mai capito fecondo. Fecondo. Infatti, se vi ricordate, vedreste che io a un certo punto ho detto contorno. Ma chi arriva secondo, tra l'altro? Il pomodoro. Pomodoro no. No, ha vinto il pomodoro. Mi sono perso su queste qua dei pomodori perché non sono stato concentrato. No. Non so se avete visto quel film che parla di quel costipato. Ah, forse non l'avete visto perché ancora deve uscire. Si chiama? È vero, come si chiama? Non si sa. Ciao, non si sa. Fabio, veramente. Se c'è una buca e nessuno la copre, diventa la capitale della Romania. Perché la buca resta. Sto la giraffa, risposto, scusa. Sai perché non l'hanno coperta? Aperta. C'era un blackout ed era tutto buio a pesto. Io vorrei raccontarvi anche la mia brutta esperienza dal tatuatore. Perché io sono un fan Marvel, però secondo me il tatuatore non ha capito. Uovo ragno. Uovo? Cosa ti ha tatuato? Un uovo, che poi non è che sembra proprio quello di un ragno. Era un uovo di papagallo? Col back. Oh, per quello. Zio che ride. Bravi. È uscito sul lungo l'esperto, hai capito? Per chiudere, la nazione più lunga di tutte è l'Ungheria. Chi ha vinto? L'Ungheria sarebbe... L'Ungheria. Che è lunga. È lunga, perché è molto... Sì. Chi ha vinto?